sono già partiti e le prime truppe sono già state schierate all'interno dell'arena, quindi ragazzi un bel applauso di incoraggiamento, Roma ve lo chiedo, per Chief Keef e Pasti. E adesso andiamo alla cronaca della partita. Allora, vediamo subito qua, gabbia goblin, drago e palla di neve da un lato, dall'altro guardate un po' chi è ritornato, il buon cavaliere, che non si vedeva già da... non si vedeva da un po', ritornato in meta attualmente, molto molto utilizzato. Tra l'altro il deck che stiamo vedendo di Pasti è il deck che abbiamo potuto vedere molto spesso ieri durante le finali della CRL. Ragazzi, io vi dico di andarveli a recuperare perché è stata una partita vinta al sudden death con un HP di differenza. Sì, può tranquillamente fare danno Pasti con il suo deck. Ovviamente ci deve ancora svelare delle carte importanti, perché fino ad ora ha utilizzato ovviamente carte a livello difensivo. D'altra parte Chief Keef è molto abile, appunto come dicevamo, con questa tipologia di deck ha scelto ovviamente il Gran Cavaliere. Gran Cavaliere che, se dovesse saltare per la sfortuna di Pasti a torre, potrebbe infliggere danni di non poco conto alle torri proprio del player di M Gaming. Sì. Ora vediamo l'attacco sulla lane sinistra di Pasti, che comunque, insomma, come potete vedere dall'elisir sopra e sotto, nessuno dei due giocatori gli piace scoprirsi, stanno conservando l'elisir per momenti in cui magari ci sarà più attacco. Adesso solo Chief Keef prova ad improntare un minimo la partita con questa strega notturna, che però insomma verrà praticamente divorata da quel baby dragon. Sì, diciamo che si stanno ancora studiando, però bisogna stare attenti ragazzi, come abbiamo visto Chief Keef con questo deck è devastante, soprattutto con il Mega Knight, come dicevo anche prima, quindi sa come colpire l'avversario e quando è più giusto colpirlo. Ma la cosa più importante, quello che si nota a primo impatto, è che Pasti sta tendendo a prendere il controllo del match con la difesa per poi eventualmente organizzare un'eventuale ripartenza, e devo dire che sta difendendo in modo veramente impeccabile. Stessa cosa che si deve dire anche di Chief Keef per le poche carte che sono arrivate a torre. Qui sarà fondamentale la difesa su questa cimitero, prima volta che gioca Pasti questa carta, arriva una palla di neve a limitare i danni, ma qui i danni arrivano e non sono pochi. Danni sono tantissimi per la torre a bassa sinistra di Chief Keef, 1328 di HP rimasti, e non è una buona notizia. La prima cimitero, carta che Pasti veramente adora e un po' ne abusa quasi, perché è presente quasi in tutti i suoi deck. È riuscito subito a mettere in difficoltà l'avversario. Vediamo che parte la seconda cimitero, vediamo come si difende qui Chief Keef, se usa un avveleno. Ancora non parte nulla, arrivano ancora danni, 926, mamma ma parte la sua, mamma mia, di cimitero, parte la sua, vediamo cosa succede qui. Ragazzi, mi ha fatto una difesa fantastica, come avete potuto vedere ha fermato tutti i tank della cimitero lì al ponte con una fantastica gabbia goblin, è riuscito a difendere e poi a fare una ripartenza ottima con la cimitero, che però è stata difesa perfettamente, direi. Ormai non è una novità, da Pasti che sta facendo delle difese fantastiche. Pasti che ha salvato la torre con il suo cavaliere. Il Gran Cavaliere stava saltando a torre con anche l'utilizzo della cimitero. Il posizionamento di quel Gran Cavaliere, del cavaliere, scusatemi, ha permesso al Gran Cavaliere di non arrivare a torre e si è salvato veramente per un soffio. Qua prende tanto valore con quell'avveleno Pasti, scusate, Chief Keef che riesce anche a colpire la torre bombardiera, oltre che la torre adesso arriva una nuova cimitero. Chief Keef si è messo veramente in quarta per cercare di aggredire gli scheletri, vanno a torre ma c'è tanta difesa all'intorno, e adesso addirittura il push che parte da Pasti e va verso Chief Keef è importante. Gran Cavaliere prova a difendere, poi guardate cosa succede sulla torre di sinistra, c'è un mago elettrico che sta veramente lottando attraverso tutti quegli scheletri, parte anche una veleno, la veleno però non dovrebbe finire il lavoro, una nuova cimitero però forse sì, Simone. Oh mio Dio, qui sì, è molto buono l'attacco, vediamo se la veleno difensiva riesce a salvare Chief Keef, che... no, qui ragazzi mi sa che siamo arrivati alla fine, siamo arrivati alla fine, ma è stata una partita davvero fantastica, io non vedo l'ora di vedere le partite successive sinceramente. Bravi, bravi, bravi entrambi. Stavo pensando sulla difesa di Chief Keef con quel doppio mago di ghiaccio, dove ha difeso la cimitero con il mago elettrico, ho detto ok, la difesa, ma
ma il prossimo push, quindi il prossimo attacco di Cimitero da parte di uno dei due player, quindi o per Pasti o per Chief Keef, sarà quello decisivo. Grande velocità di ciclo per quanto riguarda il deck di Pasti, che gli ha permesso di ciclare una nuova Cimitero che poi ha chiuso i giochi con la veleno di contorno. Ma partita comunque sia molto interessante, soprattutto per la conformazione dei deck, perché sono più o meno un deck che vuole sfruttare la stessa win condition, tra l'altro la stessa pozione maggiore, cioè la veleno, ma che avevano carte molto differenti. Quindi da una parte possiamo analizzare la partita come Pasti effettivamente è stato più bravo a trovare il ritmo nel ciclo, ad usare più volte la veleno a torre e a mettere in difficoltà Chief Keef. Dall'altra però magari vi chiedo, anche la conformazione del deck ha fatto, perché quel cavaliere piccolo rispetto a quel gran cavaliere che costa 3 di Elisir anziché 7 ha fatto la differenza? Assolutamente sì, beh, chiaramente avendo un gran cavaliere, quindi danno ad aria, un tank comunque di lunga vita, perché non cade subito, per Chief Keef gli ha dato un po' di più pesantezza per quanto riguarda il proprio deck. Dovrebbe essere appunto il replay, infatti. Stavo dicendo, mentre il cavaliere permette di difendere in modo molto più veloce e poi sfruttare la ripartenza, quindi molto probabilmente la velocità del deck di Pasti gli ha permesso la vittoria. Sì, ripeto, interessante comunque vedere le differenze che hanno i due giocatori nel deck. Da una parte presenta una torre bombardiera che è stata praticamente inutile, perché è abbastanza inutile con questa tipologia di deck, perché se io attacco la tua torre direttamente tramite la Cimitero, alla fine sì, puoi piazzare lì la torre bombardiera, no, però è un po' uno spreco di risier. Dall'altra parte intendo quello di Chief Keef, appunto c'era invece un tank abbastanza importante come il Gran Cavaliere, che alla fine può fare anche la partita da solo, se sì, non sì, è successo, sì, no? Cioè. Sì, può farla, specialmente se è utilizzato appunto da Chief Keef, che lo utilizza perfettamente come abbiamo potuto vedere. Diciamo, questa è stata una partita che però ancora non ci fa capire chi è il migliore tra i due, perché è stata molto equilibrata. Molto molto equilibrata, fino all'ultimo sembrava addirittura con quell'attacco Chief Keef potesse ribaltare la situazione, anche se Pasti aveva logorato piano piano gli HP delle torri e quindi fondamentalmente diciamo che era quello più in vantaggio. Sì, può dire. Però come notavo proprio all'inizio match, è stato molto abile Pasti a mantenere il controllo a livello difensivo e poi ha aspettato il momento giusto per ripartire con la Cimitero. Cosa che invece Chief Keef ha messo molta più pressione, che questo gli ha permesso di arrivare al photo finish. Però la velocità quando cicli la Cimitero non puoi fare niente, quindi l'abbiamo visto. Bravo comunque Pasti a controllare dalle fasi iniziali il match. Adesso chiaramente andremo a vedere Game 2, vi ricordo è una best of 5, quindi chi arriva prima a 3 vittorie si porta a casa la partita e chiaramente prosegue all'interno del bracket, quindi dalla semifinale andrà alla finalissima winner bracket. Ci saranno cambiamenti? Riproveranno con lo stesso deck? Allora, secondo me cambieranno drasticamente. Tutte e due? Sì, secondo me sì. Forse Chief Keef può andare a riutilizzare di nuovo il Mega Knight, perché vabbè, è molto bravo, però io sento un mastino Pasti. Ti senti un mastino Pasti? Lui lo sai che se le sente lui le cose. Ogni tanto quasi sempre ci prende. Quasi sempre. Diciamo, allora, dopo ci dai qualche numero fortunato. No, quello non funziona. Okay. Non sarei qui. Non sarei qui. No, più che altro, cioè, ci sono anche state delle scommesse in studio tra me. Sì, seguivo. Io spero che tu non abbia visto in verità quello che mi è stato costretto. In realtà. Cosa è successo alla mia persona che ho una certa rispettabilità. Ma andiamo a vedere subito la seconda partita, Pasti contro Chief Keef. Riparte ancora Gabbia Goblin, mago di ghiaccio, e credo che effettivamente Nemos ci abbia preso di nuovo. Chief Keef probabilmente ripropone lo stesso deck. Sì, ok, perfetto. Già, ho quasi paura, ti giuro. Stavo per pensare. No, invece no. Guarda qui, Chief Keef con il golem. Può fare male con questo golem Chief Keef. Peccato che è rimasto in vita quel gran cavaliere per un non niente, quindi accompagnato dal mega sgherro, chiaramente i golemiti vengono eliminati. E ricordiamo che il golem con il danno da esplosione crea comunque del danno. Attenzione, perché Pasti riparte nuovamente con la Cimitero.
abile, abilissimo Chief Keef con questa tornado, anche se spostando le truppe prende del danno dalla cimitera. E ne prende tanto, Fede, perché comunque sia 1380 a 1,35 sul timer non è proprio la posizione in cui ti vorresti trovare contro un avversario come Pasti, che adesso chiaramente cercherà di mettere in difficoltà sicuramente quella torre tramite la sua posizione maggiore. Io credo che comunque piano piano si può logorare, bisogna vedere Chief Keef come riparte con il suo gol. Eccolo, tra l'altro, l'ho chiamato. Eh sì, golem di nuovo, prova a ripartire dall'altro lato. Qui Pasti potrebbe fare male, però attenzione, vediamo come riesce. No. Qui può solo salvarsi con una tornado, che non andrà ad utilizzare perché è molto colpo di riserva. Ormai quella torre non è messa benissimo, se c'è 50 punti vita, Mega Sgarro, quella torre è destinata chiaramente a cadere. Chief Keef deve rialzare la testa per poter perlomeno pareggiare e poi controllare la difesa della torre di sinistra, cosa che però di fronte a Vento Pasti non potrebbe essere la più facile del mondo da fare. Beh, tra l'altro qui recuperare una torre e difendere la torre 1380 è veramente veramente complicato per Chief Keef, che con 30 secondi rimanenti ha tutte le speranze del suo passaggio del turno su questo, della vittoria di questa partita, perché poi ce ne sarà un'altra, su questo golem, che però forse 601 li leva. Sì, sì, io credo che andremo sull'1-1 con questo push. Ecco qui, basta un'altra zampata e arriva. La zampata arriva. Sì, 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 ora sta appunto a vedere chi... Allora, più che altro Chief deve riuscire a difendere, e non sarà per niente facile perché comunque si spende molto per attaccare. L'avversario, diciamo, un deck un po' più cycle tra virgolette, e può andare a far male con appunto il ciclo delle cimitero. Ma non sarà questo il push definitivo, perché Chief Keef ha difeso con le unghie, con i denti, quella torre. Tra l'altro, da notare, Chief Keef ancora non ha utilizzato una carta che potrebbe essere una cross spell, e quindi vedremo se, continuando con questo golem dalle retrovie, guardate, tutte le carte vengono posizionate per far fronte proprio alla cimitero. Eh già, Chief Keef si aspettava di nuovo un attacco tramite cimitero, invece Pasti ha costruito il suo push da molto lontano, vuole arrivare come i classici deck beat down da dietro la torre centrale e poi posizionare le truppe dietro a un tank, in questo caso era il Gran Cavaliere, che è stato eliminato. Adesso partono pipistrelli, un golem a centro. Bravo. Golem a centro è pericoloso, Simone. Bravissimo, qui Chief Keef sta provando a ribaltare la situazione, probabilmente ci riuscirà anche, sta facendo un ottimo push lì al centro, tutte le truppe si stanno dirigendo verso la torre centrale, ora è arrivato un punto di non ritorno, o continua a pushare o purtroppo potrebbe subire, secondo me più la seconda, perché Pasti come al solito ha fatto una difesa impeccabile. Ma attenzione, perché l'unica via per Chief Keef è quella dell'attacco per le tre corone, in modo da sfruttare la linea di sinistra difendendo la cimitero, per poi sfruttare la stessa linea per arrivare alla torre centrale. Non sarà facile, giocatore comunque d'esperienza Chief Keef, anche se è la prima volta che si affaccia nel panorama competitivo di Esl Vodafone Championship, vedremo se la sua lungimiranza lo porterà alla vittoria. Purtroppo mancano solo 17 secondi e poi scatterà il sudden death all'interno dell'arena, quindi è molto difficile, anzi tra l'altro arriva adesso anche una veleno e le truppe di Pasti arrivano ormai a torre, quindi questa partita è persa ma combattuta fino all'ultimo da parte di Chief Keef. Eccolo qua lo spareggio e chiaramente sì, il vincitore è Pasti, anche se non ci fanno vedere, ma lo spareggio funziona così: quando si arriva a fine partita le torri cominciano a perdere danno, il gioco si ferma, cominciano a perdere danno in maniera veloce fino ad arrivare allo zero, quindi se hai la torre più danneggiata del tuo avversario chiaramente è come se avessi perso, questo è il senso. Quindi Pasti 2, Chief Keef 0. Adesso ci vuole un miracolo, una risalita, tanto coraggio. Adesso ci vuole il comeback. Adesso ci vuole un Chief Keef che dice: ok, fino adesso abbiamo scherzato, esatto, mi metto sotto, faccio vedere chi è Chief Keef, magari anche con l'incoraggiamento del pubblico, per potergli regalare perlomeno un eventuale pareggio. Quindi noi ovviamente ci auguriamo di assistere al 2-2 e poi il 3-2 che vada a Chief Keef o a Pasti, questo non ci importa. Sì, l'importante ormai sono è vedere tre anni noi che ragioniamo, sì, così, Tony, quindi va bene così. Tra l'altro Chief Keef che si trova nella situazione in cui di solito si trova Pasti. Sì. Pasti parte sempre dal 2-0 per poi recuperare. Vediamo adesso e se verrà recuperato comunque, o meno. Comunque, ecco, questa è una giocata veramente scolastica che
magari chi ci ascolta può anche comprendere e cercare di non ripetere lo stesso errore, perché quando si utilizza il golem bisogna essere molto molto attenti. Se non hai contato bene l'elisir dell'avversario, quindi se tu non hai a conoscenza di quanto può attaccare il tuo avversario, non puoi fare un golem così, perché è stato esattamente quello che ha permesso a Pasti di distruggere l'altra torre. Sapendo che Chief Keef aveva solo due delisir, il golem costa 8, ha messo Gran Cavaliere e un'altra doppia sulla destra e gli ha levato la torre. Beh sì sì, ovviamente, però è stato bravo, non ha sbagliato nulla Chief Keef. Aveva un deck molto più pesante, è stato bravo Pasti a sfruttare il posizionamento del golem per ripartire poi sull'altra linea con Gran Cavaliere e Megasgherro, che hanno eliminato la torre. E l'unica via per, come diceva appunto, per Chief Keef era quella di posizionare sulla linea di sinistra le torri per difendere un eventuale cimitero, e poi quella via di sinistra porta inevitabilmente la torre centrale che... Però facevi notare una cosa molto interessante, che comunque se non avesse avuto la cimitero, Pasti doveva passare per quella lane, e quindi il posizionamento golem dopo golem di Chief Keef sulla sinistra è sì un attacco ma anche una difesa. Certo, è molto molto figo questa cosa, ed è veramente, comunque insomma, mostra quanto il gioco sia complicato, no? Uno sembra che stia attaccando, in verità tu ti stai difendendo, e lo fai perché tanto devi passare da là e il golem i suoi colpi li subisce. Poi chiaro, deck cimitero veleno. Guarda, secondo me la chiave di questa partita sono state le difese di Pasti. Anche su... Ma Pasti è a difendere veramente un pitturicchio, le pennellate. Ci ha abituato a queste situazioni in cui dice vabbè, ok, ha perso la torre, invece no. E invece, esatto, si salva, ci sono tutte truppe, tutte cose. Sì, tutto, si sparisce tutto. Tutto sangue, non so come fa. Sangue no, perché in questo gioco non c'è. Tra l'altro non avrebbe vinto così tanto nella storia italiana. No. Italiana tra l'altro lui può puntare effettivamente al suo secondo successo consecutivo, unico ad poter vincere il campionato due volte, visto che Mattia, appunto, che è vincitore della scorsa edizione, non è neanche arrivato alle finali. Quindi vediamo che succede. Beh, ovviamente glielo auguriamo, come... Lo auguriamo a tutti. Ovviamente, come auguriamo a Chief Keef di ribaltare la situazione. È vero anche che tante partite si chiudono 3-0. Ma la storia di ESL Vodafone Championship ci insegna che la remontada... La remontada è proprio dietro là. Attenzione. Dietro. Allora, chissà cosa scatta. Mi devo sbottonare? Mi sbottono? Chief Keef va a vincere 3-2. Attenzione. Ve l'ho detto. Se fossi in Chief Keef e dovesse avverarsi, non manterrei mai per nulla al mondo la calma sul palco. Poi la prima esperienza, ricordiamolo, prima esperienza di fronte a Pasti, che comunque è già un campione confermato, ha già vinto, però è l'unico... Soprattutto è già abituato. Giocare sul palco è complicato, non ti ritrovi come a casa tua, non hai le stesse sensazioni, e poi insomma c'è il pubblico. È fuori dalla sua comfort zone, esatto. Chiamiamola così. E poi la partita è importante. Quello che secondo me fa tanto, perché più che il pubblico, che secondo me lo puoi gestire anche se è la tua prima esperienza, molti, il pubblico ti carica, no? Quindi, certo. Però il fatto, ripeto, che la partita è importante, dici caspita, se perdo questa partita non è come una partita di campionato, non è come una partita di gioco in ladder, è una partita che mi costringe insomma a rinunciare alla coppa, no? Poi, anche se in questo caso, lo ripetiamo, abbiamo winner e loser bracket, tra l'altro sono visibili ban finalmente, Ram Rider bannata da Pasti, quindi non può essere utilizzata. Invece pensa che ban particolare che ha fatto Chief Keef con la Zap, questa me lo spiegate? Non so spiegartela, a dirti la verità. Non saprei. È un ban particolare. Dopo glielo chiediamo. Dopo glielo chiediamo. Un ban particolare, sarebbe chiederlo. Allora, può avere senso se puoi utilizzare una scintilla, ad esempio. Però comunque c'è mago elettrico. Sì, alla fine la Zap è una carta che puoi sostituire tranquillamente. La Ram Rider, ad esempio, no. Comunque, terza partita, terzo deck diverso per Mastino. Pasti. Il Mastino che volevi da Pasti lo usa Chief Keef. E qui, guarda, un'altra volta, utilizzi una truffa gigante come il Mastino e dall'altra parte ti attaccano con gigante e strega. Ma questa volta la difesa c'è. C'è come? Lettura perfetta da parte di Chief Keef, dove Pasti nel match precedente ha utilizzato Gran Cavaliere, ha avuto il coraggio di osare e andare a posizionare i barbari. Molto probabilmente Chief Keef si aspettava che Pasti usasse un deck gigante, anche perché se contro ti trovi un Gran Cavaliere sui barbari, i barbari non hanno molta speranza. E qui 839 punti vita destinati a scendere sulla torre di Pasti.
Beh, devo dire, giocata di Chief Keef, Simone la enfatizzava proprio con le mani, nel senso molto, molto sontuosa. Guarda, da definire. Quella palla di neve che va a togliere il moschettiere. Esatto, aspetta. Esatto, che comunque lo allontana. Poi tra l'altro quel minatore tirato proprio per distruggere il moschettiere che stava sparando al mastino. Ci riprova comunque Chief Keef, costruisce il push con il suo mastino, vediamo che succede. Ah, vediamo, perché abbiamo visto che comunque sia è infastidito dai barbari, però un gigante accompagnato da un principe nero potrebbe in realtà dare molto fastidio a Chief Keef, eh? Qui è ottimo il push, addirittura pure anche Cimitero, qui tenta tutto per tutto, ovviamente tenta il tower trade, arriva buona qui la veleno. Mi basta, è fatto una veleno in predict sui barbari da premio Oscar. E però non riesce a difendere con questa gabbia goblin, ci ha provato Chief Keef e qui siamo nella situazione del match precedente. Se Chief Keef vuole portarsi a casa il match, molto probabilmente dovrà puntare per le eventuali tre corone, perché ricordiamo che il mastino è una tuffa lenta e infatti bello il placement qui. Pasti effettivamente non sembra non sbagliare niente, molto molto in forma in queste finali della Vodafone Championship. E anche questa partita mi sembra comunque sia che l'abbia giocata davvero al massimo. Adesso vediamo se contro questo mastino riuscirà a farla comunque franca nuovamente e a portarsi a casa addirittura l'eventuale 3-0, Simone. Sì, no, ma ragazzi, Pasti fa delle difese che non esistono. Questa veleno ha praticamente tolto tutto. Una strega ha tolto il mastino e ha praticamente annientato un attacco che sarebbe stato difficile per chiunque fermare. Vediamo se ci riesce di nuovo. E qui Pasti probabilmente butterà per le tre donne, vero? Eh sì, 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 appunto. Qui si giocherà a parte invertita. In realtà prima ho invertito i nomi perché ho detto che Chief Keef andava per le tre. Il discorso è che Pasti sta provando a portarsi a casa bottino pieno, 3-0 con tre corone, ma non sarà affatto facile perché dall'altra parte Drago Infernale, Drago, Mastino. Mastino verrà comunque difeso da parte di Pasti. Questo non è in discussione, però deve stare molto attento. C'è una palla di neve che è stata sprecata da Chief Keef, probabilmente anche un po' di emozione per questo misclick. Arriva l'attacco di Pasti che può essere davvero decisivo, tante truppe sulla metà di campo di Chief Keef, adesso deve andare a difendere. Fortunatamente i barbari stanno facendo un ottimo lavoro su quel gigante, anche il principe nero è stato eliminato, quindi Chief Keef si è difeso perfettamente, i supplementari stanno scadendo e questa volta è in vantaggio lui, ragazzi, quindi potrebbe effettivamente essere 2-1. Pasti deve inventarsi qualcosa, attenzione. E arriva la cimitero che non avevo mai visto durante la partita. Ah, qui molto buona la difesa da parte di Chief Keef con questa veleno e questo drago infernale. Che difesa ha fatto, mamma mia. Ragazzi, Chief Keef qui ha fatto una partita da incorniciare. Soprattutto perché nel momento in cui Pasti ha posizionato la cimitero, Chief Keef sapeva già per certo che avrebbe posizionato il tank gigante nel centro della propria arena. Infatti sta sempre cercando di andare in predizione su un'eventuale mossa del genere. E attenzione, perché Chief Keef, giocando in questo modo, può strappare l'eventuale 2-1. Ed è così, ragazzi. Sì, dovrebbe. A 2 secondi dalla fine arrivano i danni. Attenzione, vediamo. Bravo. Che succede. Dovrebbe passare Chief Keef. Sì, sì, sì. E quindi è 2-1. Fa così, Chief Keef si prende la prima partita che appunto riesce a strappare a Pasti, sarà 2-1 e quindi chiaramente adesso ci sarà ancora da giocare, ancora emozioni, sento il pubblico bello caldo, probabilmente Chief Keef un po', insomma, lo supportano un po' tutti perché certo. È nuovo, è arrivato. Tra l'altro in Svoboda c'è proprio la sua prima presenza ed è riuscito ad arrivare primo, quindi ha battuto un sacco di giocatori molto più quotati e molto più famosi. Pasti sta studiando, vediamo che si inventa. E qui adesso Chief Keef, quando Pasti studia, Chief Keef deve fare attenzione perché non sarà mai facile passare contro Pasti. Molto buono strappare questo punto per rimanere ovviamente in vita. Adesso due casi, oltre a uno o il 2-2. E attenzione, perché sul 2-2, passando dal 2-0 al 2-2, potrebbe essere potenzialmente devastante per quanto riguarda la mente di Pasti, che solitamente riesce a mantenere il sangue freddo. Beh, Pasti non è un giocatore che appunto si lascia impressionare da nulla, visto e considerato, l'ha detto Simone prima, spesso e volentieri l'abbiamo visto dal 2-0 al
alla vittoria. Quindi è uno che gioca sempre a mente molto fredda, molto lucida, ogni volta è il come se fosse la prima partita della giornata. Devo dire però che comunque in questa partita qui quello che è sembrato perfetto è stato Chifkif, lo dicevi tu. Perfetto davvero, sia nel prevedere le mosse dell'avversario, quindi nelle difese, sia nell'attaccare, è stato davvero... Guarda, io vi dico la verità, se volete giocare Mastino vedete questa partita all'infinito e così va usato questo deck. Tra l'altro, deck Mastino con cui io ho provato a giocare. Ah, è difficile. Cadavere proprio, difficile. Cadavere, neanche manco entro, la gente subito quittavo direttamente, perché Mastino è difficilissimo, è un investimento incredibile per l'Elisir, cioè, e poi ti lascia super scoperto. Ricordiamo, il Mastino colpisce solo gli edifici, poi lava bap colpiscono anche delle truppe. Tutto quanto. Beh, c'è da dire che comunque Chifkif ha giocato uno di quei deck, non mi piace chiamarli, mi piace definirli cattivi. Cattivi perché? Perché nel momento in cui esplode o sta per esplodere il Mastino, viene giocato il minatore solitamente a torre, quindi l'esplosione fa ritargettare, ovvero fa ricolpire un'altra truppa alla torre, che di conseguenza va a prendere il minatore e i lavapap rimangono indisturbati e vanno veramente a mangiarsi la torre. E questa è una scelta di deck molto anche perché è proprio la meccanica del Mastino, è quella, va a torre, non fa tanto danno, sembra che sta lì, però occupa lo spazio e i colpi della torre. Esatto. Attenzione però, siamo quindi a partita numero 3, un bel applauso ancora per i nostri, di incoraggiamento per i nostri due player che si stanno giocando una finale nazionale qui a eSport Fest, Vodafone Championship. Andiamo a vedere Simo che deck stanno usando. Ecco, il Kanban è cambiato, la sì, scintilla, ecco la scintilla ha senso, adesso la scintilla sì, ha senso. Hanno messo il counter, sì. Hanno fatto il ban del ban. Allora, comunque ragazzi, andiamo a vedere un pochino come decideranno di giocare i due ragazzotti. Qui vediamo sempre un minatore, Chifkif, abbiamo visto molto bravo con questa carta. Dall'altro lato, tu che dici, Lonny? Beh, eccolo. Potrebbe essere ancora Gran Cavaliere e mi viene da pensare un eventuale cimitero. Carta che Fasti comunque finora ci ha mostrato quasi in ogni deck, se non addirittura sempre. In ogni deck. L'ha avuta nelle tre partite, ha sempre giocato cimitero, ma anche durante la Svaldon Championship, durante la stagione regolare, ha sempre, nelle ultime partite, ha davvero mostrato un grande amore per questa carta. Qui Chifkif però veramente con le unghie e con i denti. Come gioca bene, ragazzi miei. Possiamo dirlo, io te l'avevo detto la prima giornata è vero. Allora, ragazzi, un bel applauso a Cannemos che se lo merita, perché me l'aveva detto, io non gli avevo voluto credere, però invece aveva ragione Chifkif, è stato un mattatore in questa sì. Beh, in realtà a parte che Chifkif sta riproponendo lo stesso deck che aveva giocato prima, e questo è palese, ma allora Chifkif è un giocatore di lunga esperienza, ma da classifica, quindi da ladder. E quando si fa lo spostamento dalla ladder al competitivo, non è mai facile, però ha trovato un grande equilibrio. E qui attenzione, perché riproponendo lo stesso deck con Mastino e implementando anche la veleno, può in sbilancio prendersi il 2-2. Bellissima la palla di neve in prediction di Pasti, che è andata a eliminare i barbari che sicuramente sarebbero arrivati su quel Gran Cavaliere, però non è riuscito a spingere sulla lane di sinistra il giocatore degli M Gaming. Adesso forse ci può provare con questo push che praticamente solo la gabbia Goblin sta provando a fermare. Per ora è in vantaggio Chifkif. Guardate la torre di Pasti a 910. Vediamo che succede con questa cimitero, però possono essere tantissimi danni, ma quei barbari stanno facendo un ottimo lavoro, i barbari, Ragazzi miei, mi sta facendo volare qui Chifkif. Sta facendo una partita da incorniciare. Sul set, qui arriva la veleno. Perché un altro misclick. Cioè, se riesci a vincere con i misclick, io veramente non immagino. Qui è potenziale il 2-2. Vediamo, Attenzione, perché la torre sicuramente arriva. La presa. E Chifkif 2-2, remontada storica per la sua prima uscita in ESL Vodafone Championship. E ora i giocatori Pasti e Chifkif andranno a giocarsi il tutto per tutto con l'eventuale 3-2.
Allora, io credo abbia dei problemi e sta giocando perfettamente, sì, con dei problemi. Con due misclick. Ma adesso ha fatto un misclick di 4 elisir. Devastante. Una veleno tirata così a te ti devasta. Cioè, semplicemente non vinci la partita. Invece lui giocando, ha vinto lo stesso. Giocando contro Cimitero, tra l'altro. Quindi tu sprechi una veleno e contro Cimitero. Ma soprattutto il misclick, ora che ci faccio caso, è arrivato sempre nella stessa parte di arena. È vero. Quindi è vero, potrebbe avere un eventuale problema. Adesso gli admin stanno verificando, ci stanno, infatti stiamo vedendo in questo momento gli admin che stanno verificando. No, in realtà è Solterino il suo coach. Il suo coach, non l'avevo riconosciuto di testa, ma comunque lui. Ciao Solterino. Vabbè, se vuoi lo possiamo tranquillamente upgradare ad admin. Sì. È molto bravo, se può interessare a Esle, è molto molto bravo. Beh, dobbiamo chiamare a raccolta i nostri super admin, quelli che tirano le fila come Tempe, Gulp. Ringraziamo sempre la nostra squadra di arbitri, senza cui tutto questo, ragazzi, non sarebbe minimamente possibile, ricordiamolo. Però, come diceva appunto Nemos, che abbia realmente forse qualche problema, penso che sia palese. Perché certo. O è pazzo che tira carte o ha qualche problema. No, sicuramente, avrà un... non lo so, io... Magari, mi viene a pensare, o prende dentro o fa contatto, non lo so, adesso verificheranno. Il mignolo, te lo tagli? Tagliamo il mignolo, risolviamo il facilmente. È vero, tu c'hai un problema grave. Però ha vinto, è riuscito comunque a vincere. Sì, assolutamente, è riuscito comunque a vincere. Veramente ottimo. Mostruoso. Tra l'altro mi ricordano di dirvi, ragazzi, questo è molto importante, me l'ho dimenticato, tutti voi che avete il biglietto di eSport Fest potete recarvi successivamente col biglietto in un centro Euronics Nova e avere degli imperdibili sconti. Quindi uno dei nostri sponsor, tra l'altro Euronics, lo vedete dalla logo parade, insieme a Vodafone, Mercedes, Lenovo e... adesso li devo leggere tutti, però Runtime, Xiaomi. Appunto, perfetto, li ho letti tutti e dicevo c'è questa grande opportunità, quindi vi consiglio di sfruttarla. Dicevi? Esatto. Dicevo che sono innamorato. Dal 2-0 al 2-2 non sono tanti i player che si presentano per la prima volta su un palco e hanno la freddezza di aggiustare una partita dal 2-0 al 2-2. Lui ci è riuscito. Adesso, come cercavo di sottolineare prima, quando Pasti doveva fare oltre a 0 o l'eventuale 2-2, adesso è vero che Pasti è un giocatore dalla mente fredda, dal sangue freddo, mente lucida, grande campione, espertissimo. Però abbiamo Chief Keef, soprannominato la mina vagante, che è in completa esaltazione, perché a livello di player ha fatto quello che pochi riescono a fare. Anche a livello di... questo momento, perché lui da 2 a 0 contro l'ex campione italiano di due edizioni fa è al 2-2 e quindi... E dall'altra parte abbiamo Pasti che sta subendo. Ma è il momento dell'hype, l'ultima partita che vedremo tra questi due giocatori, ragazzi, fate un bel applauso, Roma, fateci sentire la vostra passione per l'eSport e per Pasti e Chief Keef. Io veramente vi dico solo, mettetevi comodi, prendete qualcosa da sgranocchiare, vedete questo spettacolo, perché questa sarà una partita senza esclusione di colpo. Chief Keef cambia tutto, tra l'altro. Pekka, dovrebbe essere Pekka per lui. Lui è molto bravo con questo deck. Cambia tutto. L'ho visto parecchie volte. All'ultima partita, freddo, con i misclick, cambia tutto. Non sarà facile in realtà comunque passare, però allora potrebbe anche non avere Pekka, attenzione, le carte che indicano quella tipologia di deck sono quelle, ma il Pekka può essere sostituito da un eventuale Gran Cavaliere piuttosto che altre carte. Pasti può tranquillamente arrivare a torre, ovviamente la win condition di Pasti ancora non è visibile, sta pensando per lo più a difendere. Grosso lavoro lo sta facendo la bandita, che permette addirittura di ripartire a Chief Keef con questa rete della battaglia. Attenzione, perché potrebbe arrivare a torre. Bravo a giocare Pasti la palla di neve. Ma i danni li prende dai due barbari che sono scesi dalla rete della battaglia, come potete vedere lasciano la torre a 1421, che insomma non è un preoccupante, troppo preoccupante, si recuperano le partite in questa condizione, però non è neanche bello trovarci, sì, soprattutto se ti stai giocando appunto questa semifinale così importante. Sì, diciamo, possono essere importanti appunto se stai giocando una finale così importante. Quindi vediamo un pochino. Allora, si appecca
Eccolo. Vabbè. Pasti dovrebbe avere ancora il cimitero. Ne vediamo però. Perché comunque sia. Ha la palla di neve, ha il mago elettrico, ha anche un arciere magico o una bandit che puoi ripiegare in una difesa disperata su una cimitero. Qui ragazzi miei. Ottima veleno Basti su questo arciere magico, ma comunque la cimitero non riesce a creare molto danno. Attenzione però a questo principe nero che potrebbe arrivare a torre dall'altra parte. Ancora! Bravo! Il pecca sulle spalle del gigante, ma viene distratto dalla... Tanto danno comunque anche sulla torre di sinistra. Non so se l'avete notato, quello l'ha fatto da solo una bandita che è partita, che Cipchifa ha lasciato lì, tra l'altro ecco un'altra bandita che prova a partire. Qui davvero bravo Pasti col positioning del gigante al centro praticamente dell'arena, e qui il push è più forte, Simo. Sì, qui serve un'ottima veleno che è arrivata ed è stata anche molto tempestiva. Qui sono tanti danni per Cipchifa, sono tantissimi. Può fare una buona ripartenza qui, l'avversario sta spendendo parecchio, c'è un leggero vantaggio di disir da parte di Cipchif, qui deve tentare il tutto per tutto. Questo pecca ha sì un valore offensivo, ma per lo più difensivo, perché non permette a Pasti di fare una ripartenza veloce. Secondo me punterà tutto sull'altro lato. Eccolo qui ancora, ariete da battaglia con alle spalle la bandita, attenzione all'ariete da battaglia che può arrivare a torre e connette la torre. Qui sono tanti danni, addirittura va quasi a pareggiarla, ma attenzione perché adesso Pasti guarda qui, può, guarda qui gigante, arriva la torre con nuovamente la cimitero, e qui potrebbe essere l'ultimo push. Già, questo potrebbe essere veramente l'ultimo occasione per Cipchifa difendere. Ma non succede, Pasti si porta a casa la partita a cavallo della sua cimitero veleno, che ci ha fatto vedere per 5 partite, è riuscito in questo caso a indebolire piano piano la torre di Cipchifa e si è portato a casa il game. Quante emozioni, Simone, Federico, quante emozioni. Eccolo lì, Pasti, tutti contenti. Tra l'altro Pasti proprio per le telecamere, davvero, insomma, quadriamolo più spesso. Ah, sì, vuoi venire a fare il caster, Pasti, mi senti? Ecco, ecco, vedi, pronto a qua al desk a farci compagnia. Davvero, quindi 3-2, si aggiudica la prima partita di questa giornata il giocatore degli M-Gaming, il giocatore delle Manguste. Chiaramente potete leggere da soli la sua delusione sul volto, avrà la possibilità di rifarsi in quella che sarà la partita della finale loser, non so mai come si chiamano. Allora, sì, in realtà è una doppia finale loser bracket, nel senso che forse si chiama semifinale, semifinale loser, loser bracket. Tra i due semifinalisti che perdono ci sarà la semifinale loser, loser bracket. Chi perde tra la prossima partita in cui si sfidano Mostema e Rob. Beh, altra partitissima. C'è da dire che comunque adesso Cipchif non è ancora detta l'ultima parola, perché può risalire, come ha recuperato il 2-0 di svantaggio, può recuperare un bracket intero di svantaggio. Sì. Però non deve più permettersi di perdere, perché sennò è fuori. Gli errori chiaramente adesso sono impossibili, non si possono più fare. Queste le ultime azioni del replay. Qui davvero ci è mancato pochissimo, Fede, è mancato pochissimo. Pasti ha difeso praticamente con due unit, eh? Sì, sì. È bastato un principe nero e poco nero. Altro. Sì, gli è andata bene a Pasti, no, nel senso è riuscito a difendere grazie proprio al principe nero, perché il principe nero fa danno a splash, si dice, cioè ovvero con il suo colpo non arriva sulla singola unità, ma va a comunque a danneggiare tutte le truppe nel raggio d'azione del suo colpo, e questo ha permesso di eliminare due barbari, quelli della battaglia, molto più velocemente rispetto a un barbaro solo. Se no non saprei come sarebbe andata. È effettivamente andata così. Allora, noi possiamo tranquillamente tornare al palco, immagino non ci sia pausa, meglio così. Meglio. Più Clash Royale per noi. Simone, se sei pronto sul palco, facci vedere le facce dei nostri due nuovi sfidanti.